Mentre anche la UEFA sembri portare avanti una battaglia contro il razzismo, contro le violazioni per i valori dello sport, invece in Italia una sentenza, a mio avviso contraddittoria e discutibile, mette fuori gioco quelli che sono i valori sacri dello sport. Ma questa volta non si tratta di un errore o di un rigore truccato che è riservato alla giustizia sportiva, si tratta di una violazione di norme anche etiche mondiali che vanno tutelate. Quindi è giusto che anche la magistratura ordinaria accerti quanto accaduto e noi porteremo questa battaglia fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo per capire come è accaduto tutto ciò e chi deve dare degli esempi positivi, soprattutto ai giovani, e salvare lo sport.